Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro simpatico episodio dedicato ai vostri video. E voilà, un'altra simpatica puntatella dedicata ai nostri amati orologi, tutti quei pezzettini di ferro che sono dentro queste casse di ferro e che ci rendono contenti. Non si sa come mai, ma ci rendono contenti. Come partecipare lo sapete, basta che inviate un video in orizzontale possibilmente, lo caricate su wetransfer.com, poi mi inviate il link e io lo scarico, lo metto insieme agli altri nella cartella apposita e poi dopo li guardo qua insieme a voi in prima battuta. Ultimamente ne sto scartando pochi, a dire la verità. Cosa faccio? Quando entro nella cartella dove li ho scaricati, non so più risalire poi ai miei che me li ha mandati, sappiate questo. Li ordino per durata, no? E poi passo sopra con il mouse all'ultimo. Quando vedo 16 minuti, uno mi ha mandato il video di 16 minuti dicendo: so che il massimo è 7, ma siccome è interessante, te l'ho mandato da 16. C'è qualcosa che non va. Se io dico 7, è 7, può essere 8, può essere 9, posso chiudere un occhio, ma 16, 16. E chiaramente quando io vedo 16, 12, cancella, cancella perché è troppo. 16 più i commenti, più tutto, mi viene fuori un video di mezz'ora solo per una persona e mi sembra un po' troppo. Piuttosto fatene due, no? Fate più video, divertitevi, cambiate location, cambiate modus operandi, no? Uno da 16 poi diventa anche un po' killing. Va bene, l'orologio del giorno è questo bellissimo Longines Admiral del 1973-74 con il suo quadrante virato, dal blu è diventato marrone. E mi piace tanto, c'è il calibro LS333333, troppi 3 ho detto, LS133, eletta 2824, old style, è uno dei primi perché se del 73-74 e il 2824 è uscito nel 71 e siamo lì, siamo uno dei primi. Mi piace, è da quando l'ho preso che lo sto indossando assiduamente. C'è poco da dire, una settimana di seguito, capita raramente che indosso un orologio una settimana di seguito, ma questo mi piace tanto perché tiene anche bene il tempo, ragazzi, non è così semplice che prendi un orologio di 50 anni e tiene bene il tempo. Dentro, mi sembra, ora non ve l'ho fatto vedere nel video della presentazione, sul fondello c'è scritto la data della revisione a pennarello. Era nel 2016, quindi non è nemmeno tantissimo, sono 8 anni, no? Poi sappiamo tutti che con un pennarello ci possono anche scrivere 2024 e poi vendertelo e fatta il gioco. Però no, 2016 potrebbe anche essere. Dai, mi sono dilungato anche troppo, adesso diamo un'occhiatella. Stai brava, la scimmietta qua vuole vedere e si lamentava, quindi diamola via a questo primo video, vai. Ciao Davide, sono Roberto, parto Roberto, velocissimo perché i orologi sono tanti. Swatch vai. Irony, regalo di mio padre. Swatch. Casio G-Shock, questo l'avevo comprato per lavoro, Ci sta. ma l'ho rimpiazzato con un bel Seiko 5 Sport, Anche davanti meglio. Orange, 100 metri. L'ho veramente utilizzato tantissimo. Bravo, fai Un bene. Pierre Bonnet che ho lascito di mio nonno. Esteticamente non mi è mai piaciuto Anche a perché me. non lo indosso, però comunque ovviamente lo tengo per ricordo. Certo. Poi abbiamo due Vostok, di cui uno è un full. Oh, io voglio comprare un Vostok da portare sul canale. E io questi qua li ho anche. Ecco, i comandischi. Bene, bene, quello lì giallo sulla destra, io l'ho visto rosso e mi attizza, l'ho visto tutto rosso e mi attizza. Perché mi attizza? Perché è senza data quello a destra, mentre quello a sinistra c'è la data. E su questi orologi russi qua non hanno la rimessa rapida della data tramite corona, devi andare alle 9, poi alle 3 di notte, poi di nuovo alle 9 alle 3, e andare avanti di uno scattino alla volta. Quindi la data, già che non la vedo poco, già che gli orologi li faccio girare, se non c'è la data in questo caso. Come orologio economico, secondo me è più adatto quello lì a destra, il comandischi, che mi piace anche. Probabilmente lo prendo. Lomma, niente, non li indosso quasi mai, per cui sto anche pensando di venderli. Poi Ma no, ma tienili ho lì. un Longines Admiral, questo l'ho preso su Katawiki con la sua scatolina originale, Sarà? commerciale originale, che ho sostituito con questo cinturino in pelle blu, lo uso come dress. Allora, io non sono in grado, sinceramente, di indicare se una scatola vintage della Longines è la sua specifica per quel modello lì e coeva all'orologio. Uno ti dice c'è la scatola, o tieni, l'orologio è la scatola, potrebbe essere la scatola del 1979 per l'orologio per un altro modello, no? Non è che sono, che basta che una scatola sia vintage, la metti con l'orologio vintage, tieni, è fatta. Troppo facile così, sarebbe bello.
appurare che sia veramente così. Poi io va bene, cioè, anche il bracciale in acciaio originale, ci metti il cinturino. Ho visto che il bracciale originale c'è anche che segue anche la linea delle casse e delle anse. Veramente carino. Poi Poi, Tissot PRX PRX. Powermatic 80 35 mm quadrante blu. Questo è un regalo di mia moglie per il nostro anniversario Bravo. e lo indosso molto perché è leggero, comodo. È veramente un orologio che mi ha sorpreso. Veramente Certo, bello. veramente bello. Poi abbiamo un Edox Skydiver 42 mm quadrante verde. Questo l'ho comprato dopo che ho visto un tuo video. Mentre provavi gli orologi da Giacomo e l'ho intravisto dietro nella vetrinetta, lo sono andato a cercare e niente, poi alla fine l'ho comprato. Sì, ma mi sembra che ho fatto anche la video recensione dell'Edox Skydiver, eh. Forse non questo, forse quello da 38, non lo so, però insomma lo trovi anche sul mio canale degli approfondimenti, quando, prima di andare così a caso, magari vai e cerchi nel mio canale, c'è la funzione cerca, tra tutti i video che ho fatto scrivi Edox, ti vengono fuori video su Edox che ho fatto, quindi lì magari capisci già come è fatto l'orologio, Poi abbiamo Bob Mercier, no? Bello, Baviera, Riviera. Bello, 37 mm, orologio secondo me spettacolare. bello, L'ho visto per la prima volta in aeroporto di ritorno dal Watch and Wonders, mentre attendevamo l'imbarco, provavamo gli orologi nei vari negozi e niente, quando ho visto questo è stato amore a prima vista. Quindi poi l'ho cercato su Crono 24 e l'ho trovato anche a un buon prezzo e quindi l'ho fatto mio, l'ho fatto mio, come veramente diceva, orologio di livello. sappiamo. Poi Rolex Aster Ehi. Perpetua 36 mm quadrante blu, orologio Bello. che rasenta alla perfezione e quindi lo Sì. Bello, bello, mi piace. indosso 36, spesso anche un po' questo. piccolo forse. Passiamo ai Crono. Grande Ehi. passione, Seagal 1963, edizione Red Star. L'ho comprato in questa versione perché aveva il controbilanciere dei secondi cronografici con questa stellina blu. E Bello, mi piace. quindi mi piaceva così. Poi Eberhard Mareskop. Il disco sulla destra serve per il calcolo delle maree, suddiviso in quattro parti colorate, due gialle e due blu, dove le due gialle rappresentano la bassa marea e le blu l'alta marea, e la sezione con la freccia indica l'intervallo delle maree che dura all'incirca 6 ore e compie un giro completo in circa 29 giorni, indicando anche le fasi lunari. Allora, la mia domanda è, no, quando te devi regolare l'orologio, no? Ci dovrà essere un punto di partenza anche per quello lì delle maree, no? L'indicatore delle maree. Come cavolo lo metti? A caso? Cioè, no, ci dovrà essere qualcosa, un punto di riferimento. Devi vedere, oggi la marea com'è? Allora bisogna metterlo qua, e ora della via e parti da lì. Mamma mia, che complicazioni. 37 mm, orologio degli anni 90, Bello, mi è bello, bello. piaciuto molto, è stato anche qua. Quasi tutti i miei orologi sono stati colpi di fulmine, amore a Colpi di prima vista. fulmine. Poi abbiamo un Vulcain Ok. 1970, orologio che secondo me in video e in foto non rendono bene. Lo Questo è so. un orologio che va visto assolutamente dal vivo. È bellissimo, finiture di livello. Per chi cerca un orologio, un cronografo, carica manuale piccolo, è veramente un bijou. Poi È un bijou, eh sì, piace anche a me. Abbiamo l'orologio della copertina, Che questo bello! Carrera Glass Box È bello, sai, ma gli 39 mm. do il top. Avevo un Tag Heuer Flyback che era un 42 mm, l'ho venduto per comprare questo che è molto più portabile e sinceramente Questo mi lo vorrei piace anche di più. anch'io. Orologio spettacolare anche questo. Spettacolare, ci Poi piace. ho un Eberhard Crono 4. Crono 4, ti Questo è do anche il top anche a stato un questo. orologio importante anche quando mi sono approcciato, diciamo, all'orologeria un pochino più di livello. È stato il mio primo grande amore. E quindi ovviamente è un po' grande, 45 mm, infatti lo indosso poco ora. Tu watch.
4 cronometri, contatori. Abbiamo Omega Speedmaster Moonwatch in zaffiro. Questo, come te, ero indeciso se prendere questo o il 57. E alla fine la prova polso è stata decisiva, in quanto comunque il 57, pur essendo un 40 mm, sì, risultava più grande di questo. Addirittura? Alla fine ho scelto. Non me lo sarei mai immaginato. Watch classico. Poi. Interessante. Chronomaster Sport. Quando uscì questo orologio, io non è che avevo la scimmiettina sulla spalla, avevo proprio un gorilla, e quindi l'ho fatto mio il prima possibile. Bravo. Poi, il mio orologio preferito. Qual è? In assoluto. Top. Breitling Navi Timer. Bello. 41 mm quadrante blu. Anche il bracciale è bellissimo. Calibre in house. Questo, se dovessi scegliere di rimanere con un orologio solo, forse sarebbe proprio questo. Addirittura? Mi piace veramente da morire. Bello, no, questa versione qua mi piace anche a me. Poi, ultimo. Nel senso che io ho sempre storto un po' il naso di fronte al Navi Timer, così col quadrante affollato, che deve essere così, non è un problema. Però questo qua, queste ultime versioni qua così moderne e contemporanee, sono riuscite a dargli anche un quel tocco di leggibilità, di semplicità, no? Pur avendo sempre tutte le funzioni, mi piacicchia. E anche questo qua è uno di quegli orologi che io ritengo che le dimensioni grandi siano corrette. Non è che bisogna prendere il Navi Timer cronografo da 38 mm, insomma, non esageriamo adesso. Un ultimo, Zodiac Olympus. Questo bello. Lo comprai per festeggiare la nascita di mia figlia. Bravo. La particolarità della scelta sta nel fatto che ero indeciso tra questo e un altro orologio, però non mi ricordo quale fosse. E durante l'ecografia della morfologica del cranio, la dottoressa tracciò sul monitor un cerchio con due linee incrociate che mi ricordò subito il logo di Zodiac. Quindi per questo motivo poi alla fine ho scelto questo. Bravo, bella in più la particolarità di avere la bilancia sul fondello, e sia io che mia moglie e mia figlia siamo tutti e tre bilancia. E niente, con questo ti saluto, Davide, e spero che la mia collezione ti sia piaciuta. Molto. Love. Guarda un po' la scimmietta cosa si mette a pensare pur di farti comprare un nuovo orologio, no? Eh no, perché la dottoressa sullo schermo ha fatto un cerchio con una croce, allora il logo di Zodiac, poi c'è la bilancia dietro, devo comprare... Siamo messi male, no, hai fatto bene, dai, ogni motivo può essere giusto per coronare, per celebrarlo con un oggetto metallico con dentro tutte le molle e gli ingranaggi. Detto questo, tutti belli orologi, veramente con delle punte non indifferenti, che ti invidio quasi, tipo lo Zenith è il primero, anche se non mi fa impazzire la versione sport, però è sempre invidiabile. Bellino l'Oyster Perpetual della Rolex da 36, quando io sto anche magari ventilando l'ipotesi di prendere quello da 41, che poi da 39, mi dicono tutti che da 39 io non l'ho mai misurato. Potrebbe anche essere, no? Anche l'Oyster Perpetual da 39, proprio veramente la semplicità, che poi Rolex fa gli orologi fatti bene. Quando ti metti lì a dargli la carica, senti la perfezione, veramente, Va bene, dai, ti do 8, te l'ho detto, 8, per me 8, una collezione da 8. Ma no, veramente no, non ho niente da rimproverarti col dittino così, proprio 0, 0, 0. Hai passato liscio l'esame, bravo. Prossimo video. Ciao Davide. Ciao. A tutti quanti gli iscritti al canale. Ciao. Sono Matteo di Roma e vi presenterò brevemente la mia collezione di orologi. Va bene. È una collezione, diciamo, molto economica, però a me piace molto, e quindi iniziamo. Questo... Allora, è molto economica, uno mette le mani avanti perché è molto economica, non vuol dire niente molto economica, perché il molto economica comprende un budget limitato, per cui, con il quale si può acquistare una marea di cose e poi acquistare anche una marea di ciofeche, una marea di cavolate. Se te quel budget lì invece lo utilizzi per comprare orologi che poi hanno un senso di esistere, perlomeno quello, diventa una collezione che vuoi prendere anche un 9. Cioè, i voti qua non vanno in base a quanto costano gli orologi, ma in base a come hai utilizzato il tuo budget, quanta passione ci hai messo a costruirla, e anche poi un pochino anche alla personalità e all'esposizione, un pochino del voto, perché se uno mi sta antipatico, mezzo punto glielo tolgo. Il primo orologio che ho preso un po' tempo fa
è un Invicta Pro Ecco, Diver. ecco fatto. Piace molto la sua ghiera rossa, Sì, quello sì. volante nero. Sì. È un quarzo, Ah. nome del momento non lo ricordo, Meno male. però è un bel orologio, diciamo che pagato poco, tipo 60 euro, però diciamo fa il suo dovere. E ha la Oh, basta. corona a vite e fondo Meno della vite. male. Il bracciale per l'estate l'ho fatto cambiare, era in acciaio a maglie piene, adesso gli ho messo questo cinturino NATO che fa accoppiata con il quadro, con la ghiera rossa. Poi Bravo. passo Ma direttamente a che? questo qua. Questo è un Lorus che era di mio nonno, che non c'è più, a Ah. cui sono molto affezionato. Mia nonna me lo ha dato qualche mese fa. È un Lorus al quarzo del 2004. Va bene, dai. A quanto ho saputo, questo orologio non camminava più da circa 8 anni. Ho fatto cambiare subito la batteria dal mio orologio di fiducia e magicamente, dopo 8 anni, non solo non era per niente ossidato il movimento e la batteria, ma è partito subito. Quindi sono molto contento della cosa. Amo molto questo colore bianco del Ma quadrante degli come? engine acciaio. È uguale, è È un bianco. orologio di buona qualità e una cosa che migliore per me è il titanio, perché questo orologio è fatto in titanio interamente, molto leggero rispetto all'acciaio, quindi è diciamo un plus, non da poco. Vabbè, qua abbiamo decantato le lodi di un orologio, insomma, che ha tutte le caratteristiche che possono avere altri 1000 orologi. Bastava che dicessi, no, era di mio nonno, sono contento, lo tengo come lascito. No, te mi hai infarcito tutta una serie di sleccate. Miracolo, la batteria, ho tolto la batteria, ce l'ho messa nuova, funziona. Cazzo, è finita la batteria, basta, ne metti una nuova. Cioè, non è che c'è da fare tanti rigiri di vabbè, boh, contento te. Da quello in poi mi sono diciamo, affezionato un po' al marchio Lorus e ho preso Boh, molti Lorus. Questo ho visto. è un Lorus che chiamiamo in gergo amichevole Batman, perché ha la ghiera nera sopra e blu sotto. Va bene. Ha gli indici in Ma tutti a acciaio, quarzo. bracciale in acciaio. Cosa negativa di questi orologi è il bracciale a maglie ripiegate, molto fino e diciamo molto ballerino e sferraglia tantissimo. Però nel complesso sono tutti quanti ottimi orologi da rapporto qualità-prezzo. Anche questo Lorus non Certo, fa eccezione. Questo bravo. qui piace moltissimo l'effetto blu metallico, diciamo un po' metallizzato della ghiera. Questa ghiera ovviamente fissa. Fisso. E inoltre anche i numeri arabi al 6, al 9, al 12. Anche questo come costruzione è simile all'Lorus qua a sinistra. Poi Sì. ho preso questi due Lorus, un po' diciamo Al piccoli quarzo, come tutti diametro. al quarzo. Questo dovrebbe essere un 32 mm. Questo Lorus mi piace molto, so se si può, ci faccio vedere. Facci vedere. Ha, diciamo, un quadrante nero Ah, niente. tipo colore asfalto, effetto asfalto. Aspetta. Aveva un bracciale a maglie milanese, invece adesso gli ho messo questo cinturino in pelle nero di vitella, che secondo me fa un buon effetto. Di vitella cos'è la carne? La bistecca? Vitella. Sarà di vitello sarà. Vabbè. Boh. Col quadrante, fa pandan. Panta. Questo è un Un Lorus altro Lorus. invece simile a quest'altro come Ma funzionamento, però certo. è più piccolo, 32 mm di cassa, indici in acciaio, e ha questo quadrante bello marrone con effetto potrebbe mettere a fuoco la videocamera, con effetto rigato, non si vede bene, Rigato. però il quadrante, ecco qua, possiede Eccolo. inizialmente, Eccolo. ha un bel colore Intanto. Va bene, dai. marrone, mi è piaciuto e l'ho comprato. Bravo. Poi passiamo adesso a quest'altro, È un l'ultimo oro. Lorus. È Meno male. un Lorus che riprende secondo me un po' il tipo dei Seiko. Mi ricordo questa forma dei Seiko, ha a differenza degli altri, ha anche giorni di settimana. Giorni di settimana in tedesco e in inglese. Il quadrante è un bel color nero. Vai Il color bracciale nero. l'ho fatto cambiare perché faceva proprio schifo. Gli ho messo questo cinturino in pelle. Di vitello, anche questo color beige. Secondo me, come accoppiata con il Zero. quadrante nero, ci sta. Mano. Questo invece è l'unico orologio che mi hanno regalato. Questo è un Philip Un Watch quarzone. Tutti i Paraibe, quarzi. modello da donna 35 mm. Sicuramente so che non amerai per niente i numeri romani sul quadrante. Ma non è numeri romani sul quadrante, finora mi hai fatto vedere tutti gli orologi a quarzo. Cioè, il problema non diventa più numeri romani sul quadrante, diventa i 12.000 Lorus al quarzo che c'hai, uno con il nero che è un bellissimo nero, uno con un blu che è un bellissimo blu e quell'altro con un bianco che è un bellissimo bianco. Cioè, sono queste le caratteristiche salienti di questi orologi. Ora, non c'ho niente contro gli orologi al quarzo, insomma, però
Però qua si sta anche esagerando, siamo già, non so, al settimo orologio al quarto. Va bene, contento te, contenti tutti. Poi questi quarzetti qua sono veramente quelle noccioline, non quelle della scimmietta, noccioline grosse così che li mettono dentro con tutta la plastica attorno, eh. 99 su 100 sono così. Perlato, Un colore bianco perlato, molto bello. molto bello. Questa ghiera sirenata che ricorda, lo sappiamo tutti, il Day Just. Gli ho cambiato il bracciale, gli ho messo questo bracciale qui, tipo President, come vedi, rispetto al bracciale Jubilee che aveva prima. A mio parere adesso è un orologio con un'estetica, sì, simile al Day Just, però un pochettino meno. Meno, Ha meno. corona e vite, corona, vite, fondella a vite, vetro zaffiro. So che è al quarzo, come tutti quasi gli orologi miei, però diciamo che è fatto solamente bene. Bene, Poi, questo è l'unico caso in collezione, è una referenza che non si trova molto in Italia, anzi, per non c'è per niente, è la LTP 165B. Questo è completamente fatto in acciaio inossidabile, rispetto a bene, bene. molti casi che spesso in questo, diciamo, modello qui, che ricorda il Tank di Cartier, sono fatti in resina. Quindi un materiale Ah, molto più scadente che si rovina di più il tempo. Gli ho plastica. messo, gli ho fatto cambiare il cinturino di un colore più Bravo. scuro con questo beige, ci sta benissimo Sto con me, con il beige. quadrante color Tiffany. C'entra cazzo. L'unica pecca è la lancetta dei secondi che a mio parere doveva sparire, infatti non doveva esserci. La videocamera non mette a fuoco oggi, però come vedi, ecco qua. Beige. Però per me è carino. Ma sì, per te è carino. Poi, questo è un Pierre Bonnet. Pierre Non Bonnet. so che anno sia, io penso che sia degli anni 90, secondo me, sì. L'ho preso una bancarella, mi piaceva molto il design. Quarzo. Io amo questi orologi, diciamo, un po' particolari, un po' vecchiotti, un po' vintage, quindi l'ho preso. Poche pretese, pochissime pretese, la cassa neanche in acciaio, è tipo un ottone, una lega cromata, cinturino in pelle. Però, Mamma mia. carino, simpatico, come dici tu. Ecco, Simpatico. questo qui è particolare. Questo è un orologio che l'ho preso sempre a una bancarella, a un mercatino usato vicino Roma. E da quello che mi ha detto il venditore, è un Intercoins, praticamente una marca che è andata un po' in disuso negli anni. Eh beh, Ora non c'è più. Cassa comunque meno in acciaio inossidabile completamente, cinturino in pelle originale, fatta di buona qualità. E abbiamo due quadranti, due movimenti distinti. Il mio orologiaio, quando l'ha aperto il fondello, ha detto che monta due movimenti al quarzo Miyota, quindi anche decenti come qualità, e sicuramente avrà una trentacinquina d'anni a modo di dire suo. Orologio molto particolare che ha queste, diciamo, linee particolari, questa cassa allungata e verticale, rettangolare, allungata, con due quadranti e due movimenti indipendenti. Questo è l'ultimo orologio. Come vedi, è un Siemens automatico. Questo era di mio nonno e anche questo, diciamo, è un orologio che sono molto affezionato come questo loro qua sopra. L'ho Certo. fatto revisionare dalla mia orologia Bravo. di fiducia. Questo è buono. Monta un ETA 2651 Ah. 21 rubini Incaplock, è anni 70, penso 73-74. Ma Era questo. un orologio pensato più che altro per il pubblico femminile. Un orologio fatto bene, fondella a vite e corona a vite, ovviamente non è Bene, più impermeabile come una no. volta, Certo. monta un buon calibro appunto di derivazione ETA, placcato oro, la placcatura ormai è finita, insomma un Insomma, buon orologino. Solamente io amo molto questi orologi, anche a parte che mio nonno è professionale, ma amo molto questi orologi vintage, insomma. vintage. Eccoci qua. Ciao Vai. Davide, spero che questo video semplice lo Ma pubblicherai. certo. Ti ringrazio e a te e a tutto quello che fa per il canale. Un caro saluto e un abbraccio da Matteo. Un Ciao. abbraccione, Matteo. Grazie di tutto. Ora io ho fatto un preambolo nel quale spiegavo che gli orologi economici non è che si prendono un brutto voto a prescindere perché sono economici, ma insomma per come hai scelto, no, di spendere. E poi qua non c'entra proprio una 5, ti do 5, 5 che è già un voto regalato, 5 perché tutti gli orologi al quarzo, l'unico automatico in fondo che era anche evitabile, però era del nonno, te l'ha lasciato, va bene, ma c'è quello lì con due movimenti Miyota e quarzo dentro che sono anche decenti, ho capito, sono due noccioline messe lì che fanno girare le lancette, una sopra e una sotto. Gli altri, l'Horus al quarzo, il quarzone, Philip Watch al quarzo, nessun orologio di personalità. Boh.
Deluso, mi hai deluso, guarda, siamo partiti con le migliori aspettative, ho detto questo ragazzo qua vedrai che mi sorprenderà e alla fine mi hai deluso, mi hai profondamente deluso. No, insomma, non hai speso bene i soldi che avevi, secondo me. Poi, cancelliamo tutto quello che ho detto, te sei contento così, ti piacciono questi orologi qua al quarzo e ti piace andare avanti così, fai benissimo, fai benissimo. Io ti dico così semplicemente perché mi hai mandato il video da visionare e io devo dire la mia e dico la mia, dico quello che penso, non è che posso leccarti per far sì che tu rimanga sul mio canale a guardare i miei video. No, se ti offendi perché dico queste cose, è giusto che tu te ne vada. Vabbè, ho esagerato. Prossimo video. Ciao Davide, Paolo da Ciao, Genova, Paolo. 55 anni, ultimi arrivi, tutti nuovi da vari negozi. Allora, la mia compagna ha scelto un Yema, un Superman al quarzo, monta un Quarzo. Ronda, è un 39 mm, Bello. 20 atmosfere, la casa dichiara orange, questo quadrante, è molto cangiante, bellissimo davvero vederlo Salmone. sott'acqua, con i raggi solari. E bracciale, vabbè, acciaio, e c'ha l'estensione per la sua muta, sottile, vabbè, ma è un quarzo, quindi molto bello, si porta Molto molto bello. bene, lo metto spesso anche io. Ma certo. Ho ricomprato un altro Garmin Meno male. decente, è il loro computer subacqueo, questa volta ho preso un modello Solar, perché l'altro che avevo a batteria aveva dei grandi problemi. E l'ho dovuto restituire, invece questo è onestamente perfetto. È uno Meno male. smartwatch, però a me serve e mi interessava anche naturalmente per la funzione di computer subacqueo. Bello, da quest'anno hanno messo gli sganci rapidi comunque anche loro, è una cosa interessante, comunque è carina. Va bene. Al cuore non si comanda, Bravo. ho ritrovato nuovo in Giappone un pezzo che ho avuto negli anni 80 e l'ho preso immediatamente. In Bello quegli anni questo. avevamo tutti questi modelli dalla Seiko, della No. Casio, della Citizen, No. anche i primi con le scatolette con i quali li ricaricavamo, anche se erano più casini che altro. E ricordo delle cacce subacquee proprio con questo modello, e perché aveva la funzione luce. È una cosa incredibile perché adesso se mi chiudo in camera al buio e provo ad accendere questa funzione, non si vede assolutamente un cazzo. Quindi erano altri tempi, eravamo tutti molto più belli, molto più matti. E pian piano mi sa che me ne andrò a comprare anche altri. Se Ci li sta. trovo in condizione come ho trovato questo, me li riprendo. Bravo. Bei tempi. Eh Ci tenevo tanto ad beh. avere questo, l'ho Bravo. trovato, un Favreluba. Harpoon 42 mm. Monta un sellita 200, naturalmente rivisitato dall'azienda perché è sparita la sfera delle ore, lo sai, le ore si leggono su questa ghiera girevole, facilissima la lettura, incredibile, è un sistema veramente, veramente molto bello. Non essendoci la sfera delle ore, hanno riempito di tantissima pasta la ghiera ore e infatti mantiene la luminescenza per almeno 20 ore. Ha la valvola di elio manuale, scarico elio naturalmente qui manuale, è un bel mattone, bello, mi piace Anche a tantissimo, me, bello, molto bello. molto molto pesante, ho scelto il più piccino da 42 che quindi si ferma a 30 bar, l'altro va a 50, però naturalmente ce n'è in abbondanza su Eh questo. certo. E poi per me cercavo un modello di manifattura che avesse almeno 30 bar, con una grande personalità, grande storia alle spalle, quindi la scelta è stata obbligatoria. Sono andato qui, modello che conosci benissimo, l'hai già recensito anche tu nella colorazione di Pasquali Dominici, identico dal giorno in cui è stato creato, non hanno mai cambiato niente, non esistono homage, non esistono imitazioni, è unico. È vero. E doppio bariletto, naturalmente ha la funzione cricket, entusiasmante ai limiti della commozione per un vecchio sommozzatore come me sentire questo suonare sott'acqua. È veramente qualcosa di pazzesco. Pensare a tutti i ragazzi che prima di me l'hanno usato per scendere e pensare a chi veramente affidava la propria vita alla lettura di queste cose che oggi sono è incredibile pensarci. Qua è proprio la storia della subacquea. Da 3 mesi ho messo il bracciale, finalmente la casa l'ha rimesso in vendita. Prima il negozio me l'aveva dato con un carbonio terrificante, l'ho tolto immediatamente, ci giravo con un nato, adesso ci Bello. sono
al suo bracciale e niente, sono contentissimo. Basta, grazie Davide, ti Grazie mando a un grande saluto, un bacio a Piero, ciao. te. Ciao ciao ciao, un bacio a Piero, questa cosa qua è pericolosa per voi due. Comunque, va bene così. L'ultimo era un Vulcan Nautical Cricket, per essere, perché non l'hai detto, magari c'è qualche amico neofita che non dice, ma che orologio è? E così gliel'abbiamo detto. Chiaramente si evince, no, che sei un sub, no? Un sub o professionista, insomma, di alto livello. Avevi già mandato degli altri video, secondo me, vero? Sì, l'avevi detto. E ti sei tolto lo sfizietto del Vulcan, che è veramente, veramente bello, ci piace. Dunque, vabbè, ho fatto vedere qualche orologio, tra cui anche un computerino per andare giù sotto, ma un 6 e mezzo, dai, non ti do di più perché roba, po pochi orologi. Di cui uno è un digitalone, 6 e mezzo. Chiaramente il Nautical Cricket ci piace tutto a tutti come. Il Favre Luba, che non è che si vede tanto, è un marchio che fa orologi veramente tool watch. Mi ricordo c'è quello con l'altimetro meccanico, ti misura l'altezza senza utilizzare elettronica di sorta. Favre Luba è la gran bella casa. Quindi questi due orologi che alzano la media, ma gli altri due sono un pochino così da bastonare, quindi 6 e mezzo, te l'ho dato, via, basta, dai. Oh, ragazzi, io non è che posso stare qua adesso, diciamo che è finito tutto. Adesso io vado a vedere i gattini su Instagram e io vi ringrazio per essere arrivati fino qua. Chi è arrivato fino qua? Chi è arrivato fino qua deve dire ciambaluga, scrivere ciambaluga sotto, vuol dire che è arrivato a vedere il video fino qua e io ne sono contento. E vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!